Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di settembre ci sono alcune cose nuove di cui parlare, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Tre dopo mezzanotte, il nuovo cortometraggio della Vertical Green Productions, scritto e diretto da Alessio Mele, si sta facendo attendere un pochino più del previsto, però niente paura, siamo ormai addirittura d'arrivo per quanto riguarda la post-produzione. Ci sono stati alcuni problemi di tempistiche, viste le passate ferie. Sia nostre che di Alessio, quindi non siamo riusciti a trovarci contemporaneamente per lavorare al progetto, però appunto stiamo definendo gli ultimi dettagli e quindi la release date si sposta a ottobre. Chiaramente cercheremo di farlo uscire nella prima metà del mese di ottobre, ma vi faremo sapere di più attraverso i prossimi report e comunque vale sempre la regola di seguire i nostri canali social e il nostro sito internet per avere informazioni in tempo reale. Alcune notizie anche dal fronte degli altri progetti della Vertical Green, Red Random e l'orrore multicromatico e Dead or Alive. Per quanto riguarda Red Random, in questo periodo ci stiamo concentrando sull'aspetto sonoro, sulla colonna sonora, stiamo cercando di capire quale tipo di musica può adattarsi meglio al tipo di visual design che si sta profilando per questa serie, mentre per Dead or Alive continuiamo a scrivere le sceneggiature e nel frattempo in parallelo stiamo cercando qualcuno che possa essere interessato a dare il proprio supporto e economico, ma anche logistico con attrezzature e quant'altro per rendere Dead or Alive, che è una serie più impegnativa rispetto a un bunker, ad esempio, sia dal punto di vista delle location, del numero di location e del numero di attori, aiuti esterni potrebbero essere utili per portare questo progetto a essere rilasciato in tempi più brevi di quanto invece con le nostre sole forze sarebbe possibile. Anche in questo caso riferiremo di tutte le novità in merito sui nostri canali social e sul sito internet. Ma la vera novità di cui oggi voglio parlarvi è un progetto di cui avevo accennato in maniera molto nebulosa nei report precedenti e che si riallaccia a un fenomeno che dal momento in cui la Vertical Green ha ricominciato l'attività con una positività maggiore, anche con una propositività più intensa, si è delineato quasi per magia, e questo fenomeno riguarda l'avvicinamento di musicisti da ogni parte del mondo che in maniera spontanea mi hanno contattato nel corso di quest'ultimo anno per offrirmi collaborazioni e per propormi dei progetti dedicati. Uno di questi musicisti è un musicista italiano, Manuel Chieregato, un compositore di musica d'avanguardia che 2 mesi fa mi ha contattato per propormi la realizzazione di alcune videoinstallazioni basate sulla sua musica, su un progetto musicale che definire titanico è dir poco. Il progetto in questione si intitola Gardens ed è un progetto musicale che vede Manuel Chieregato impegnato nella realizzazione di diverse composizioni musicali a tema giardino. Il giardino inteso non solamente come giardino fisico, come può essere il giardino pensile, il giardino alpino, il giardino sotterraneo, il giardino urbano, ma anche dal punto di vista, anche soprattutto dal punto di vista metafisico, dal punto di vista emotivo, interiore e spirituale. Questo progetto musicale, lo definisco titanico non a caso perché il progetto è quello di realizzare più di 25 composizioni musicali basate ognuna su un giardino diverso. E quindi di conseguenza le videoinstallazioni che realizzerò come Vertical Green Productions saranno moltissime. Il progetto è nato 2 mesi fa, quando Manuel mi ha appunto contattato per propormi questo progetto di cui mi sono innamorato immediatamente.
E in questi 2 mesi c'è stato un lungo e intenso lavoro di pre-produzione, coadiuvato anche dal fatto che siamo vicini geograficamente e quindi è stato più semplice incontrarci di persona più spesso. E quindi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, siamo entrati ufficialmente in produzione. Gardens è un progetto che nella sua versione visiva acquisisce la conformazione di una space opera, cioè di un viaggio interstellare che ha come metafora però il viaggio interiore, andando a esplorare diversi pianeti, cioè diversi giardini, che sono simbolo di tutta una serie di qualità, paure, speranze, sogni, debolezze dell'animo umano, appunto in una space opera, in una epopea cosmica dai toni introspettivi. Il primo giardino che andremo a realizzare sarà il giardino alpino, cioè l'Alpine Garden, e verrà rilasciato verso la fine di quest'anno. Gardens è un'opera che ha come finalità quella espositiva, museale, e quindi non verrà rilasciata per intero su YouTube o su altre piattaforme online per evitare di minare alla base quello che è l'obiettivo principale di quest'opera, cioè quella di essere esposta in musei, gallerie, spazi espositivi di varia natura e permettere alla gente di vederlo di persona. Questo non vuol dire però che su YouTube, sul sito internet e in altri spazi online non verrà caricato un corposo trailer che possa dare l'idea di che cos'è questa esposizione. E nei piani futuri, quello di rilasciare comunque anche delle versioni DVD o di poterlo acquistare in digitale. Tutte le informazioni al riguardo, come sempre, verranno divulgate qui sul report e sui nostri canali social e sul sito internet. Nelle prossime settimane vi mostrerò alcuni bozzetti di questo primo giardino, di questo Alpine Garden, che verrà realizzato interamente in grafica 3D e che in qualche modo segna l'inizio dei lavori della Vertical Green in un ambito musicale e espositivo che non è mai stato esplorato prima d'ora e che da una parte mi eccita tantissimo come artista perché fare qualcosa di diverso, di completamente diverso da ciò che si è fatto finora è sempre una grande avventura e dall'altra parte mi permette anche di conoscere situazioni artistiche diverse dalla mia e di ampliare gli orizzonti e ampliare anche il pubblico di chi segue da sempre la Vertical Green. C'è un'ultima cosa di cui voglio parlarvi: nei mesi di ottobre e novembre il sottoscritto qui presente terrà un corso base di disegno a Paesana, un corso patrocinato, promosso dall'Università Popolare della Valle Po. Se abitate in zona può essere un'occasione per cimentarvi con un'arte che richiede veramente pochissimo materiale e che può dare molte soddisfazioni. È un corso strutturato in selezioni, per cui è necessaria un'iscrizione obbligatoria. Trovate comunque tutti i dettagli qui in descrizione, oppure su Facebook ho creato un evento apposito per potervi dare tutte le informazioni e i dati di contatto per contattare l'associazione che promuove questo evento e potervi quindi iscrivere. Non raccolgo io le iscrizioni, quindi andate su Facebook per vedere l'evento, oppure qui in descrizione trovate l'indirizzo mail e il numero di telefono dell'associazione per potervi iscrivere. Per questo mese è tutto, come vedete ci sono un sacco di cose di cui mi sto occupando, altre si stanno profilando all'orizzonte, quindi non ci facciamo mancare niente, continueremo ad avere un sacco di progetti da portare avanti, ci teniamo impegnati, e questo vuol dire anche potervi dare molti più contenuti di quanti non fossimo abituati a darvi, e questo non può essere che un bene in qualunque forma la si voglia guardare. Prima di salutarvi, vi invito a mettere mi piace, cuoricini, pollici in su a qualunque cosa targata Vertical Green trovate in rete, a visitare il sito internet ovviamente, a seguire i canali social per tutte le novità, Instagram e Facebook in primis, a visitare lo store online della Vertical Green su redbubble.com per farvi e farci un regalo che è sempre gradito
e ci dà lo sprone per continuare. E detto questo, vi ringraziamo per il continuo supporto che ci date, l'affetto che ci dimostrate e l'attenzione che ci riservate ogni volta, e vi auguriamo buona giornata, buon lavoro, buona vita, buon tutto, e alla prossima. Grazie, ciao!